Campagna elettorale che entra sempre più nel vivo, dopo il momento anche emozionale iniziale, cresce il confronto con la gente e possiamo dirlo, e questo è un segnale importante anche con gli altri candidati all'interno del centro-sinistra. Quest'oggi però per l'inaugurazione di una sede, un luogo di incontro, quanto sono importanti i luoghi di incontro? Allora partiamo da questa inaugurazione per la città e quanto sarà importante mantenere anche dopo la campagna elettorale aperti i luoghi di incontro? Sì, l'ho detto già in altre occasioni, per me la partecipazione della gente alla vita politica e istituzionale è fondamentale, perché ci consente di mantenere alto il livello di guardia anche rispetto alle procedure, alle attività che l'amministrazione svolge e soprattutto ci consente di avere anche un supporto in termini di idee, di proposte, di progetti di cui abbiamo bisogno. L'inaugurazione stamattina di questa associazione Laboriamo Torre io la ritengo molto significativa e mi sta dando la possibilità di conoscere anche i candidati che sono a mio supporto, a supporto della mia candidatura e verifico che sono veramente persone eccezionali. Ecco, noi a Torre Annunziata stiamo dimostrando che le cose serie con persone per bene si possono fare. Ecco, l'invito è di sostenere e di incoraggiare questa coalizione. Dai candidati arriva proprio questo segnale rispetto alla scelta del candidato sindaco, l'esperienza anche sul piano amministrativo e la voglia di innovare e rinnovare comunque la macchina amministrativa. Sì, io penso alle parole di Andrea Cozzolino quando penso alla mia candidatura, cioè di una persona che ha fatto una lunga esperienza amministrativa come assessore e come consigliere comunale, ma anche alla novità che consiste nel dover affrontare una carica nuova, quella di sindaco, quindi quella di coordinatore di una squadra che vuole raggiungere degli obiettivi prestigiosi. Raccontiamo ai nostri telespettatori anche la battuta a telecamere spente. Abbiamo detto di buon auspicio questa gigantografia della città alle sue spalle, il tanto mare di Torre, le sue occasioni e anche le sue problematiche da affrontare. Si ripartirà da che cosa? Sì, però io credo che non bisogna porre l'accento sul tanto male di Torre, perché tanto è stato fatto anche nel contrasto alla criminalità organizzata e alla microcriminalità. A Torre abbiamo un comando gruppo dei carabinieri, abbiamo le forze dell'ordine che stanno facendo un lavoro eccezionale e quindi adesso si tratta di mettere in luce i fatti positivi di Torre Annunziata, quindi le risorse che abbiamo, i tanti imprenditori che stanno cominciando ad investire e io credo che sia venuto il momento di parlare delle positività, non più delle negatività. Un discorso di coerenza da parte del partito, si sono impegnati nelle primarie, è andata a finire come tutti sanno, insomma, però quando si tratta di primarie, appunto, è uno scontro democratico, vince chi ha preso più voti e la coerenza poi premia, insomma, i risultati. I nostri hanno dato un forte, ci hanno messo un forte impegno in quella fase. E con lo stesso impegno che hanno, lo stesso impegno ci hanno messo precedentemente, adesso sono impegnati per questa fase con questo candidato sindaco in questa coalizione che credo che sia una coalizione di centro-sinistra, una coalizione forte, una coalizione coerente, una coalizione che vuole guardare il bene di questa città. Il test è in linea anche con quanto accade nelle sedi regionali, è un test allora importante per l'UDC anche per valutare la propria presenza sullo scenario campano. Ma infatti noi non a caso siamo l'unico partito che in questo momento ha portato a termine una serie di congressi sezionali. Abbiamo fatto il regionale, abbiamo fatto il provinciale, stiamo facendo una serie di congressi sezionali in tutta la provincia e tutta la regione Campania. È un test nostro che è un partito di centro moderato, un partito che guarda le istanze delle famiglie. È un partito che in questo momento vuole cogliere le richieste della gente, l'appello della gente. La voglia di mettersi in gioco, la voglia di cercare di uscire da questo stato di impasse che veramente sta colpendo tutte le famiglie, scendendo ad una povertà incredibile. Questa campagna elettorale, anche il candidato della coalizione ci diceva nessuna promessa facile in campagna, bisogna lavorare e lavorare sodo. Anche ai candidati dell'Unione di Centro, qual è, diciamo, il suggerimento anche nel rapporto con l'elettorato? Ma noi già stiamo facendo questo tipo di lavoro già da parecchio tempo. Le promesse, insomma, noi abbiamo fatto un rinnovamento, abbiamo fatto un rinnovamento forte all'interno di questo partito e abbiamo detto scegliamo il coraggio di dire la verità. Le promesse molto spesso in politica sono una cosa che difficilmente si riescono a mantenere. Noi siamo per il buon governo, affrontiamo le istanze quotidiane, cerchiamo di darci un progetto certamente di governo, di azione di governo, però
però guardando le cose fattibili e cercando di dare le risposte più urgenti. Il candidato sindaco diceva questa gigantografia sicuramente di buon auspicio per questa presentazione, intanto una sede che serve ad incontrare ancora di più la gente dopo averla incontrata così numerosa in occasione delle primarie. Ma Elaboriamo Torre è nata proprio con questa, con questo obiettivo, è nata con l'obiettivo di poter raccogliere idee nuove di giovani e di persone che vogliono un cambiamento per Torre Annunziata. Quindi Elaboriamo Torre può essere una sintesi del pensiero dei cittadini di Torre Annunziata. Da coordinatore immagina un consiglio comunale nel quale possano sedere i giovani di Torre, ne abbiamo visti tanti di candidati, a loro quale suggerimento sta dando come coordinatore? Di essere sempre loro stessi, di cercare il bene della città, che la politica significa mettere le proprie idee a disposizione degli altri. È un test importante però comunque anche per il centro-sinistra e quest'oggi la conferma, vediamo tutti i rappresentanti anche delle forze politiche, segno comunque che c'è la volontà di partecipare a questa iniziativa di rinnovamento. Beh, l'abbiamo visto con le primarie, se le quattro città del comprensorio, Torre Annunziata, Bosco Reale, Bosco Tre Case, hanno portato 1.800 persone a votare per le primarie nazionali, noi a Torre Annunziata ne abbiamo portato 4.000, questo significa che Torre vuole cambiare qualcosa. Vincenzo Ascione, galvanizzato anche un po' dal suo intervento in occasione della presentazione della candidatura, ha detto dobbiamo guardare avanti, le problematiche ne abbiamo pure affrontate tante, adesso è quasi la stagione dei sogni da realizzare, non so se condivide questo umore del candidato sindaco. No, la stagione dei sogni, i sogni ormai appartengono al passato, la stagione della realizzazione. Abbiamo aperto qualche settimana fa con il SIN, quindi il momento della realizzazione, ci sono tante cose da realizzare, abbiamo inaugurato la Bradella ma è solo l'inizio. Contiamo di realizzare il mercato dei fiori anche a Torre Annunziata, abbiamo finanziato gli interventi per 84 milioni di euro di opere pubbliche per trasformare questa città, a breve diciamo, ci incontreremo anche con il Ministero della Difesa per chiudere anche la questione dello spoletificio. È venuto il Ministro De Vincenti, ha promesso entro l'anno la firma di un protocollo d'intesa, quindi con il contratto integrato di sviluppo per la realizzazione di nuovi interventi sulla città, quindi non è più il momento dei sogni, è il momento di realizzarli. I sogni ogni tanto si realizzano e questo è il caso di Torre Annunziata. Nascono intanto, o meglio si confermano le candidature anche all'interno dell'area del centro-sinistra, anche con altri candidati, ci sarà da lavorare insomma come coalizione ampia il giorno dopo il voto? Sì, ogni elezione c'è sempre da lavorare, quindi noi siamo qua a sostegno, adesso è il momento di lavorare. Ci sono tutte le premesse per vincere questa elezione, per avere una grande affermazione. Quello che è bello di questa coalizione è che è una coalizione coesa, certo si è fatta una scelta di rinnovamento, una scelta di cambiamento e anche diciamo, una scelta di puntare su una coalizione, forse poteva anche essere più ampia, una coalizione omogenea, perché il punto è il giorno dopo, come dicevo prima, di realizzare le cose. E quando come in questi anni si è visto a Torre Annunziata, le coalizioni sono troppo eterogenee, si possono anche vincere le elezioni, ma poi non si governa. Oggi è il momento di governare e di ben amministrare. Sul piano invece più strettamente partitico è arrivata la conferma per quanto riguarda Renzi alla guida, come ha colto questo dato e qual è l'analisi rispetto anche al territorio? Ma noi ci aspettavamo un risultato positivo, forse non in queste dimensioni, quindi questo ci galvanizza ancora di più. Adesso però diciamo, bisogna guardare alle elezioni poi vere, va bene le primarie ma è come un po' Torre Annunziata. Abbiamo vinto le primarie, ora dobbiamo vincere le elezioni vere, così anche Renzi ha vinto le primarie, le ha vinte largamente, ora bisogna un attimino puntare alle elezioni politiche per far sì che si possa proseguire nell'opera di rinnovamento e di cambiamento, dando forse anche dei segnali di ulteriore diciamo, rinnovamento, di guardare al Mezzogiorno come una realtà un po' più su cui investire maggiormente. Perché i segnali che arrivano dal Mezzogiorno sono che il Mezzogiorno vuole Renzi, ma vuole però un Renzi che guardi un po', forse con maggiore attenzione queste realtà. Onorevole, un po' troppe eccezioni in questa campagna elettorale, capita di confrontarsi assai raramente con luoghi di incontro tra l'altro così animati, è vero che il clima è quello della campagna elettorale, ma qui notiamo un segnale positivo che c'è la partecipazione. Io credo che questo sia un segnale, soprattutto diciamo, questi segnali in questi comuni si notano delle cose che vanno poi dopo alla fine anche raccontate a livello nazionale. A volte a Roma magari sento quasi una rassegnazione, anche a volte tra colleghi, come chissà a chi ci si deve consegnare. Invece insomma c'è chi ci crede ancora, anche nell'usare una parola forse inusuale, che è il sistema, chi crede ancora che magari il sistema, la politica va rinnovata, questo decisamente va rinnovata, ma attraverso
luoghi di partecipazione. Oggi inauguriamo insomma un comitato elettorale e su questo sarà un punto di incontro dove ascoltare i cittadini e cercare anche di dire le cose che non sono andate fino adesso per poi migliorarle, insomma, Torre Annunziata. Torre Annunziata che punta sul cambiamento, sulla cultura, sulla civiltà, insomma su un voltare pagina riguardando anche al territorio, alle ricchezze del proprio territorio. Deve ripartire a suo giudizio da che cosa? Ma io credo insomma che prima di tutto Torre Annunziata ha un'attenzione dal governo regionale, no? Viene inaugurata una pista ciclabile che forse è la più grande del mondo e che su questo, per dire, l'attenzione delle istituzioni, la sinergia, la filiera istituzionale che deve essere rispettata attraverso la regione e il collegamento con la città è fondamentale, e su questo insomma, bisogna lavorare e continuare insomma a far crescere questi territori come punto, non solo insomma, magari di un punto di raccordo e soprattutto diciamo una città dove attraverso anche lo sviluppo si possono portare occupazione, insomma trovare insomma situazioni occupazionali, cercare di far crescere sempre di più questa cittadina. Campagna elettorale, quesiti abbastanza semplici, probabilmente le risposte sono un po' più difficili. Perché con Vincenzo Ascione? Perché lui ha aperto le primarie alla coalizione ed non era scontato. Noi abbiamo partecipato con Alternativa Popolare e abbiamo anche contribuito a un confronto aperto, onesto, con la sconfitta, se così si vuole definire, di Carmine Alfano, che però non ha comportato una sorta di abbandono, anzi un confronto sui programmi, su quelle che erano le forze in campo. E quindi questo è il primo elemento che ci ha spinti a credere in Vincenzo. La seconda è che la coalizione è quella che noi immaginiamo, di persone che amano Torre Annunziata, di persone che la conoscono al punto da poter utilizzare la parola cambiamento non come contrapposizione banale, come una sorta di tattica per dare l'impressione di, ma come termine maturo, dove tu devi recuperare le cose positive che sono in corso e devi cercare di tralasciare quelle che forse non sono priorità, non sono necessarie. Tutti sanno che i comuni che hanno tanti problemi devono saper scegliere le loro priorità, perché se i comuni non scegliono non riescono poi a risolvere i problemi. Questi sono gli elementi più importanti, quindi noi partecipiamo insieme ad altri a una competizione che vede questa città di fronte a una speranza, fare il bene dei torresi e di una città, posso dirvi, che tutti invidiano. Torre Annunziata, vi assicuro che per quello che sono state le ultime vicende, anche legate alla mia carica di sottosegretario alla difesa, con la visita allo spolettificio, con quelli che sono i progetti che stiamo portando avanti, ha dimostrato di essere una bellissima città. Una battuta proprio su questo: c'è un aspetto politico, bisognerà fare sintesi tra le forze politiche presenti ma anche le tante liste civiche che hanno voglia di innovare e rinnovare, e poi l'aspetto anche istituzionale, c'è un impegno diretto, lo diciamo, del Ministero per le proprietà che ci sono su questo territorio. Ma noi sugli immobili pubblici che insistono, dottore Annunziata, stiamo facendo un ragionamento, dobbiamo implementare le attività su quelle che funzionano e cercare di rimodulare quelle che funzionano meno, che non sono indispensabili. C'è tutto il sistema ferroviario che sta avendo un grosso impulso. Per quanto riguarda lo spolettificio invece, lì dobbiamo essere in grado di recuperare una parte rispetto alle forze dell'ordine. I carabinieri, come voi sapete, chiedono una struttura, uno spazio, e quindi l'arma dei carabinieri insieme alla polizia, le altre forze dell'ordine, le forze militari devono contribuire a dare a Torre Annunziata la sicurezza di cui ha bisogno. Però c'è bisogno anche di dare un pezzo alla città che ce lo chiede. Ci sono delle ipotesi che si spingono addirittura su ipotesi di delocalizzazione. Noi, che siamo la parte pubblica vista molte volte rigida, conservatrice, invece ci apriamo a questo confronto. Io sto girando l'Italia sulle valorizzazioni e vi assicuro che spesso accade che noi militari, come mi vesto dei panni militari, siamo più aperti al cambiamento rispetto a tante forze alle comandature. Quindi questo confronto coraggioso sta portando grossi risultati, e questo sicuramente si ripeterà anche su Torre. C'è la riqualificazione della parte balneare, della parte della costa, che non è secondaria, la portualità. Diciamo che Torre Annunziata ti permette di fare un'esperienza a tutti i livelli, e questo è un fatto positivo.